È il 12 settembre del 1993, una domenica. Elisa ha 16 anni. Quel giorno la famiglia Claps ha in programma un pranzo in una casa di campagna fuori Potenza. I genitori di Elisa, Filomena e Antonio, si svegliano presto e insieme ad uno dei fratelli di Elisa, Luciano, iniziano ad andare in campagna, mentre invece Elisa e l'altro suo fratello, Gildo, li avrebbero raggiunti più tardi, verso l'ora di pranzo, con calma. Tutte le domeniche Elisa va a messa e quel giorno ha in programma di andarci insieme ad una sua amica, di nome Eliana, che sarebbe poi andata anche lei a pranzo con loro in campagna. Quindi Elisa si alza, si prepara e verso le 11:30 esce di casa, diretta alla chiesa della Santissima Trinità, una chiesa molto importante della città, nonché la più centrale. Verso le 12:30 Gildo si trova a casa e aspetta che Elisa torni dalla messa, quando sente suonare il citofono. Ovviamente è sicuro che sia lei, ma quando apre la porta si trova davanti solamente la sua amica Eliana, che gli chiede se Elisa fosse lì, al che Gildo la guarda e le dice: «No, scusa, ma Elisa dovrebbe essere con te». Dopo un po' di insistenza, Eliana rivela a Gildo che in realtà quel giorno Elisa aveva un appuntamento con un ragazzo che da un po' di tempo la importunava. Ed è proprio insieme a lui che l'ha vista per l'ultima volta. Questo ragazzo si chiama Danilo Restivo.